Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi facendo molto rumore. Quello di oggi sarà un video ricchissimo e per iniziare settembre col botto partiamo da un episodio così denso di rumor e indiscrezioni che molto probabilmente dovrò omettere parecchie notizie per far sì che non venga fuori un documentario da un'ora e mezza. Quindi non c'è tempo da perdere, voi iscrivetevi al canale per mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Come vi ho detto nell'intro, ci sono così tante cose che dobbiamo recuperare che oggi non c'è spazio per l'angolo della poracciata. Però vi prometto che recupereremo al più presto. Però nel dubbio, fate i seri e scaricatevi a occhi chiusi Cave Story Plus dall'Epic Game Store. Super Mario Wonder, il protagonista della scorsa settimana, ha monopolizzato l'attenzione di tutti quanti. E in realtà, all'infuori del Direct, nei giorni successivi sono uscite tantissime nuove informazioni riguardanti il ritorno in 2D dei platform di Mario. Diverse testate lo hanno potuto provare in anteprima. C'è invece chi ci ha messo le mani sopra alla Gamescom, tipo Phil Spencer che ha dichiarato di essersi spaccato di brutto sul nuovo gioco di Mario. Geniale! Ma anche Nintendo ha rilasciato un quantitativo enorme di nuovi materiali, dal gameplay del Treehouse fino a informazioni dettagliate sul sito ufficiale. Se siete curiosi di scoprire di più su Wonder, potete recuperare tutti questi contenuti, però io vi consiglio di andarci leggeri perché tanto ormai quello che c'era da sapere lo abbiamo già visto. Secondo me, guardando tutti questi gameplay, un po' ci si rovina l'effetto sorpresa. C'è però solo un fattore sullo sviluppo di Wonder che mi ha lasciato veramente sorpreso, ma ne parleremo nello shorts di domani. In questo tripudio di rumor e leak tenete conto comunque che a settembre ne vedremo di belle e ricomincerà anche la stagione delle live poracce. Infatti questo mese, almeno sempre secondo i rumor, dovrebbero aver luogo ben due eventi parecchio attesi dalla community di videogiocatori, uno State of Play e anche un Nintendo Direct. Abbiamo una data precisa? Ancora no, ma per quanto riguarda la presentazione Sony, Jeff Grubb ha affermato di aver sentito dire che uno State of Play sia dietro l'angolo, anche e soprattutto in risposta al recente aumento di prezzi del PlayStation Plus, di cui parleremo nel dettaglio dopo. Questa presentazione, tra l'altro, dovrebbe arrivare a ridosso del Tokyo Game Show e dovrebbe essere incentrata su dei titoli indirizzati verso i gusti dei giocatori nipponici. Mentre per il Direct sembra confermata l'ipotesi che il mini evento incentrato su Super Mario Wonder non abbia cancellato il consueto appuntamento di settembre della grande N. Per Nate the 8, l'annuncio della presentazione, anche in questo caso, è dietro l'angolo. Insomma, non ci resta che aspettare, intanto parte il Toto Scommesse. Scrivete nei commenti quali saranno secondo voi le date di questi due eventi. E prima di passare alle notizie del giorno, voglio dare spazio a un possibile remaster che rischia di passare inosservata in un periodo così denso di notizie non ufficiali. Un utente su Twitter ha infatti scoperto che sul sito dell'ESRB è stata catalogata la Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, una remaster prevista per tutte le piattaforme, sia old che current gen, ma non Xbox One. Questo perché una versione HD del bellissimo action adventure già esiste su piattaforma Microsoft. Quindi, mentre il seguito è ancora in sviluppo, ma probabilmente non vedrà mai la luce, un annuncio di questa edizione celebrativa per i 20 anni dall'uscita del primo Beyond Good and Evil potrebbe essere dietro l'angolo. Probabilmente non tanti di voi avranno giocato l'originale, ma chi al tempo lo ha provato di sicuro ne conserva un bel ricordo. Speriamo che questa eventuale remaster sia fatta come si deve. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno, perché nel fine settimana si è scatenato un casino assurdo a causa di uno dei più grandi leak degli ultimi mesi. Dietro a come queste informazioni siano saltate fuori c'è una storia abbastanza complessa, ma giusto per darvi un po' di contesto, l'autore delle indiscrezioni è l'utente I Am a Hero 2, che in passato aveva già fatto parlare ampiamente di sé per aver anticipato di un bel po' i piani di Atlus, confermando l'esistenza del remake di Persona 3 e svelandone il nome in anteprima, e anche spiattellando tutti gli altri progetti riguardanti la serie di JRPG. E infatti questo nuovo leak riguarda indirettamente Nintendo, perché in realtà Hero ha diviso il post originale in due parti, la prima riguardante Sega e Atlus, la seconda Square Enix. Nella prima sgancia delle bombe, niente male. Il prossimo anno ci sarà un nuovo gioco di Sonic insieme al ritorno di altri tre iconici brand della Sega dei tempi d'oro: Jet Set, Comic Zone e Guardian Heroes. Di Jet Set avevamo già avuto un leak insieme al remake di Persona 3 e speriamo solo che il publisher non si inventi niente di strano con titoli free to play o semplicemente a supporto continuo.
Poi ci sono diverse notizie riguardanti Persona 6, con il tema principale che ruoterà intorno a bianco e nero, e una data di uscita slittata probabilmente al 2025. Presto verrà anche svelato un nuovo spin-off di questo brand, che sarà un party game. Per quanto riguarda Square, invece, abbiamo il remake di Final Fantasy 9 che ha subito degli intoppi durante la lavorazione e che probabilmente non uscirà prima dell'estate 2024. C'è poi la notizia che Final Fantasy 7 Rebirth finirà aprendo le porte a un cambio di protagonista per la terza parte, e che il remake di Final Fantasy X è stata affidata a un team minuscolo e che purtroppo non uscirà in tempo per il 25esimo anniversario della pubblicazione originale, cioè prima del 2026 non se ne farà niente. E intanto Square avrebbe ricevuto anche i dev kit della nuova PS5, quella che molto probabilmente è la tanto rumoreggiata Pro. Ma intenzionalmente vi ho lasciato le due bombe alla fine, come se poi quello che ho detto fino ad ora fosse di poco conto. Per I Am A Hero 2, sia Atlus che Square avrebbero iniziato a sviluppare sui dev kit di Switch 2. Il leaker afferma di aver visto in prima persona in azione la retrocompatibilità della console tramite il test di alcuni giochi. Inoltre, i software arriverebbero su un nuovo tipo di cartuccia, ma questo non esclude la possibilità di leggere il formato di Switch, un po' come accadeva col DS sul 3DS o col GBA sul DS. Inoltre la console avrebbe anche una fotocamera, chissà per quale funzionalità. Questo potrebbe significare magari che dopo il 3D stereoscopico Nintendo ha intenzione di sperimentare ampiamente su concetti come la realtà aumentata? Potrebbe essere, ma io non so se ne sarei proprio felice. Mentre da parte di Square abbiamo una notizia altrettanto importante: il remake di Final Fantasy VII gira sui dev kit di Switch 2 esattamente come il porting per PS5, sia in termini di qualità grafica che di prestazioni. Magari come dichiarazione è molto altisonante, ma con tutte le moderne tecnologie di upscaling e anche tutti i vantaggi dettati dal far girare i titoli del genere su un piccolo schermo, dove molti dei dettagli si perdono, con i dovuti compromessi, quella su Switch 2 potrebbe essere un'esperienza di gioco in linea con quello che si vede attualmente nella current gen. E addirittura Final Fantasy VII Remake potrebbe essere un titolo di lancio, ed è inutile che stia a ribadirvi l'importanza storica di un evento del genere nel caso si rivelasse vero. Insomma, c'è molto fermento intorno a questo nuovo hardware e piano piano stiamo iniziando a costruire uno scenario verosimile, anche se per ora per nulla ufficiale, di quello che potrebbe essere il futuro delle piattaforme Nintendo. E prima di lasciarvi alle speculazioni, vi dico anche quest'altra cosa, visto che abbiamo parlato di titoli di lancio. Lo youtuber Papa Gino, che recentemente era stato al centro dell'attenzione per aver ricevuto delle soffiate sul remake di Super Mario RPG, ha iniziato a parlare di un possibile aggiornamento imminente di Super Smash Bros. Ultimate, avvalorato anche dal fatto che Nintendo è in procinto di ristampare gran parte della linea Amiibo, omettendo dal packaging i riferimenti alle specifiche console supportate. Ora ve la butto lì: e se Smash diventasse il nuovo Mario Kart? Mi spiego meglio. Sappiamo che lo stesso Sakurai ha più volte ribadito l'impossibilità di ricreare qualcosa di simile a Ultimate nelle ambizioni e nella portata, e che probabilmente quello per Switch sarà l'episodio più completo di sempre di tutta quanta la serie. E se Nintendo decidesse di ripetere quanto fatto con Mario Kart 8 Deluxe? Stiamo parlando di un'operazione che ha avuto un successo senza precedenti, e quindi perché non lanciare la nuova console con una versione Deluxe di Ultimate, venduta ovviamente a prezzo pieno, contenente tutti i DLC dei pacchetti sfidanti e anche qualcosina in più sia in termini tecnici che di contenuti. Un'edizione che poi nel corso degli anni si potrebbe continuare a supportare tramite altri pacchetti aggiuntivi, arrivando a garantire così un secondo miracolo: il gioco che si vende da solo, di nuovo. Voi poracci che ne pensate? È possibile che uno Smash Ultimate Deluxe sia uno dei titoli di lancio di Switch 2? Soprattutto, voi lo ricomprereste? Ma passiamo allo scandalo della settimana scorsa, ovvero il folle rincaro di prezzi annuali del PlayStation Plus. Lo chiamo scandalo perché è veramente difficile riuscire a contestualizzare, anzi a giustificare, un aumento del genere per ogni tier di abbonamento. L'Essential passa da 60 euro all'anno a 72, l'Extra da 100 a 126 e il Premium tocca la cifra esageratissima di 152 euro, 32 euro in più rispetto al già caro 119,99. Se prima mi sono sempre lamentato dell'offerta del Premium, ora mi sembra anche difficile pensare che anche migliorando il catalogo retro l'offerta possa valere il prezzo richiesto. Ma anche gli altri due livelli ora sono molto vicini al costo mensile del Game Pass, pur offrendo delle esperienze molto diverse rispetto al servizio in abbonamento di Microsoft. La ciliegina sulla torta è che questo aumento di prezzi è stato presentato come necessario per poter continuare a offrire giochi di qualità,
lo stesso mese in cui i titoli dell'Essential sono capitanati da Saints Row. Insomma, io una notizia del genere l'avrei addolcita con titoli di altro livello. Staremo a vedere questo mese cosa offriranno per l'Extra e per il Premium, ma soprattutto a questo punto speriamo che nello State of Play di settembre, se si farà, venga data una valida ragione per non scappare a gambe levate. La cosa molto interessante poi è che la notizia è stata accolta in due modi diametralmente opposti. Mentre sui social media gli utenti hanno gridato allo scandalo e tanti hanno espresso la volontà di cancellare il proprio abbonamento, intanto le azioni di Sony sono salite del 5%, come riporta Bloomberg, proprio in seguito alla notizia del cambio di prezzi. Questo perché gli investitori sono convinti che questa scelta incrementerà di parecchi guadagni sul singolo utente. Secondo voi, poracci, questa nuova offerta è effettivamente una mossa vincente oppure porterà a un esodo di massa dal PlayStation Plus? E chiudiamo parlando di Starfield. Mi sono volutamente tenuto fuori dalla discussione sui voti e sulle recensioni del titolo perché non trovavo né interessante né costruttiva tutta l'isteria che si era creata intorno al titolo nelle settimane prima dell'uscita. E la media Metacritic ha fatto scoppiare tutte le aspettative che c'erano su Starfield, sia positive che negative, in un dibattito, quello sul GOTY o meno, che per me ha veramente poco senso e non mi andava di annoiare. Quello che trovo molto interessante è invece come sia stato accolto l'early access dal grande pubblico. Perché, ok, magari Starfield non è il capolavoro che molti si erano immaginati a causa di aspettative fuori parametro, ma come dimostrano i primi dati di vendita, non è di certo un flop. Anzi, vi ricordo che il gioco uscirà ufficialmente il 6 settembre e per ora tutti questi dati si riferiscono solo a chi ha acquistato la Premium Edition che garantiva l'early access, quindi sostanzialmente a chi ha pagato circa 110 euro per il gioco completo o per chi ha fatto l'upgrade alla Digital Premium Edition da Game Pass. Su Steam il gioco ha registrato un picco di oltre 245.000 giocatori simultanei, mentre sul Microsoft Store la Digital Edition e l'upgrade ricoprono i primi posti dei titoli più scaricati sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Addirittura in Inghilterra la versione fisica dell'upgrade, che è un semplice e tristissimo codice di download, è arrivata al 7° posto dei software più venduti della settimana. E tutto questo prima del lancio ufficiale, quindi probabilmente stiamo vedendo solo una piccola frazione di tutta l'utenza interessata al titolo. E insomma, direi che se l'obiettivo era quello di avere tra le mani un titolo che portasse nuovi iscritti al Game Pass, Starfield sembra aver centrato in pieno l'obiettivo, anzi sta andando anche meglio di quello che mi sarei aspettato. E ditemi voi se siete tra quelli che stanno nerdando duro in Early Access oppure se siete tra quelli che aspettano con calma il Day One per provare Starfield sul pass. Sono curioso. E questo però ci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Starfield tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele Fields, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!